Beh, è ovvio che questo dell'Alitalia. È un gioco basso ed è un eufemismo chiamarlo così. Si è compiuto un'operazione che vede una soluzione di taglia e cuci piuttosto violenta. Si è preso tutto il blocco dell'Alitalia, lo si è tagliato in metà, tutte le perdite sono passate ai cittadini italiani, allo Stato, e soltanto la parte, il bene naturalmente, che poteva fruttare, è stato così regalato in un certo qual modo a un'impresa che è composta da tanti amici del quartierino, senza voler esagerare, che guarda caso sono tutti dell'area del presidente, meglio, presidente del governo. Ecco che in questo caso hai dei licenziati a valanga, non so se siano 17 o 18 mila uomini, donne, che di colpo si sono trovati in mezzo a una strada. C'è chi si fa i vantaggi e chi si prende completamente tutto il disastro che è a livello di perdita totale di possibilità di vita, lasciati così in mezzo a una strada. E naturalmente a questi c'è qualcuno che va a dire: abbiate speranza, fiducia, vedrete che le cose si risolvono, basta attendere e soprattutto aver fiducia in quelle che sono le possibilità straordinarie di questo Stato che naturalmente vi metterà a posto e che vi sistemerà. Una beffa, oltre che un atto violento. Insomma, non voglio esagerare, ma insomma, indegno per una nazione civile. Naturalmente, quando si fanno queste domande, si pone la questione alla gente che ha il potere e che conduce questa faccenda, dice no, ma noi siamo preoccupati di offrire del denaro, in fondo non sono lasciati soli. A parte che non è vero, perché io so di molti che si sono trovati senza ammortizzatori sociali, come si dice, che sono proprio allo sbando. Però è vero che bisogna aver fiducia. Bisogna aver fiducia nella ripresa di una posizione dura, per non sperare assolutamente che le cose si salvino da sole. Bisogna coinvolgere la popolazione, bisogna coinvolgere coloro che hanno una coscienza civile e soprattutto produrre un movimento perché non si può accettare una soluzione di questo genere. L'unica fiducia e speranza bisogna averla in noi stessi. Ognuno deve fare la sua parte per evitare che si vada a proseguire in questa direzione, perché se si lascia andare in questa forma tutta la questione dell'Alitalia, poi naturalmente verranno altri nodi al pettine e allora sarà il disastro totale. Bisogna agire, bisogna partecipare, bisogna sollecitare e soprattutto coinvolgere gli altri con l'informazione. Bisogna parlarne. Il documentario fatto dai cassaintegrati, anche da coloro i quali sono all'interno della nuova compagnia, può essere un buono strumento per divulgare la notizia. Certo, ma quello che stiamo facendo in questo momento è proprio teso a quella direzione. Non stare zitti, non stare col sedere ben appoggiato nel morbido, ma alzarsi in piedi e agire. E soprattutto l'atto di protesta civile, continua, bisogna mettere in atto.